Ciao ragazzi, grazie per aver seguito questo video e ci vediamo alla prossima. Ciao. Scherzo. Parliamo di chitarristi, di diverse tecniche. Ho già fatto un video su queste cose. Un video si chiama Tecniche di diversi chitarristi. Allora, non ricordo quale chitarrista ho affrontato, però partiamo da quelli italiani. Da Pino Daniele, il mio preferito. Chiedete un brano e vi sarà suonato. Pino Daniele usa sempre, spesso usa queste, possiamo chiamarle slide in chitarra classica, però scivola, non so come si possono definire. Comunque, lui usa spesso queste cose, quindi usa sempre alla base c'è sempre la pentatonica. E utilizza anche il metodo di quello di accompagnare la melodia alla voce, che sembra difficile, ma non è difficile. Una volta che si suona, poi si capisce, si può intuire la nota che si sta suonando. E anche perché il suono è nel cervello, non è nella chitarra, quindi ce l'hai già. Quindi Pino Daniele è un chitarrista che ha studiato negli anni musica chitarra classica, è sempre autodidatta, però aveva una buona tecnica classica e quindi da lì nascono questi passaggi. Quindi per fare un'armonia così devi avere per forza un animo, uno spirito che va verso la chitarra classica. Quindi Pino è sì blues, l'hanno definito blues napoletano, che ha portato avanti la melodia napoletana, l'ha portato in un altro genere, però ha una buona base classica. Poi che sia autodidatta o no non importa, però il mondo è quello. E quindi Pino molto classico anche Sicily, che è il brano di Chick Corea che lui ha portato per versione chitarra. Poi abbiamo Britti. Britti è tutto l'opposto di Pino Daniele, mentre Pino Daniele è più delicato, preciso, più ci tiene molto agli arpeggi, sempre queste cose. Britti è più un po' più aggressivo, possiamo dire, un po' più proprio un bluesman alla old style, che piace molto perché è bravo, non puoi dire niente. Non è che Pino Daniele è più bravo di Britto, sono due stili completamente diversi, però lui stra proprio lui quando suona il blues. Quando suona la chitarra acustica, quel pop blues che ha creato, perché ha inventato un genere. Cioè, nella musica italiana non si è mai visto che un chitarrista mettesse a volte anche per ogni parola un accordo. Britti è capace di fare queste cose. Poi i giochini fa. Passano le ore, finalmente faremo l'amore. Mentre fa queste cose. Nascono dal blues, da quello che faceva Jimi Hendrix con la chitarra. Cioè, sempre accompagnare, mai fermarsi. Ora lo faccio con la chitarra classica perché io suono spesso questa chitarra. Poi vengo da una formazione classica, però la differenza tra Britti e Pino Daniele è che Britti è più aggressivo. E strappa le corde e più e va dritto va dritto al punto. Magari alcune cose non si capiscono gli assoli delle cose,
però se le rallentate tutti questi passaggi, capite bene che dici, vabbè, cioè, non si trova un chitarrista del genere, secondo me, in Italia, ma anche fuori. Poi abbiamo, vediamo che abbiamo chitarristi. Abbiamo, vabbè, Jimi Hendrix, l'ho accennato prima, ecco, Jimi è stato definito l'eroe della chitarra elettrica, e poi ha portato in alto il marchio Fender, perché grazie a lui la Fender è diventata quella che è diventata, poi anche altri chitarristi, però lui che l'ha portata, l'ha esplorata da qui a qui, cioè in lungo e in largo e in altezza, ha fatto di tutto. La tecnica di Jimi era autodidatta, lui suonava col pollice così, quindi non è né classico né acustico, proprio autodidatta, proprio cresciuto autodidatta. Si dice che lui era mancino e si dice che lui abbia imparato a suonare la chitarra così, cioè non invertendo le corde, quindi aveva il micantino, la prima su, poi dopo ha capito che doveva cambiare le corde e le ha invertite. Lui ha preso una chitarra normale, siccome la mancina, e l'ha girata, non sapendo che doveva invertire anche i bassi e gli alti. E Jimi Hendrix come suona? È un ritmo continuo, cioè non si ferma mai, che lì è la vera musica. Erano i Beatles, però lo stile è quello lì. Jimmy è un blues che però usa l'effetto distorsore, quindi è stato definito un chitarrista elettrico, però viene dal blues e ha quei suoni molto accattivanti di quegli anni, anche se è stato definito il più grande chitarrista di tutti i tempi. Non tecnicamente, stiamo attenti, ma per la creatività, per quello che faceva, per i passaggi che ha inventato, per lo stile che ha dato e per il, ora viene usata la parola groove, insomma, per quello che ha tolto fuori da una chitarra. Uno, prima la chitarra si suonava in un altro modo, è molto, molto statica. O così, o c'erano i jazzisti. Invece lui ha tolto qualcosa, quello che non esisteva dalla chitarra. È come se fosse il suo vero spirito. Poi che abbiamo Eric Clapton, o slow hand, mano lenta, perché in effetti non era veloce come Jimi Hendrix, però suonava poche note, ma buono, anche se non è vero, perché poi nei passaggi era abbastanza veloce. E lui ha un tocco molto più pulito rispetto a Hendrix, più elegante se vogliamo. È un chitarrista che ci tiene molto al suono e a quello che fa. Anche negli ultimi album si vede sempre più preciso rispetto a un Jimi Hendrix che a volte, diciamo, non dico imbroglia, che è una parola brutta, però lui suona perché sente di suonare quello. Invece Clapton è un po' più metodico, ci tiene un po' di più alla parte armonica. Armonica significa agli accordi, quindi ogni tanto si deve mettere lo fa Hendrix, non lo farebbe mai. Poi vediamo. Abbiamo Carlos Santana, il Mexico, il chitarrista messicano, l'anima latina della chitarra elettrica. Anche lui ha portato il latino e un po' di blues nel pop. Ecco, questo è un po' di Santana, vecchio stile, per poi fare i brani che conosciamo.
sempre questa animalatina in Carlos Santana, che è un mondo che mi piace molto, anche perché mi piace la bossa nova, quindi mi piacciono tutti questi ritmi. E io li definisco anche afro-latini perché c'è molto del sound africano in questo genere di musica. E poi abbiamo Mark Knopfler. Mark Knopfler si dice che sia il poeta della chitarra elettrica. Ecco, la differenza che c'è tra tanti chitarristi, che una differenza principale qual è? Che quella che poi dà lo stile al chitarrista è quello che dice è lui, sei tu, è un'identità, sei qualcuno. E non solo le note che vengono di solito suonate sempre quelle, ad esempio Santana fa spesso, fa sempre questi giochi, a volte sembra un copia e incolla per gli altri brani. O anche Clapton fa sempre queste cose, come ho detto prima, Nepio. O Britti fa gli strappi così. Mark Knopfler, ecco l'identità di un chitarrista, stavo dicendo. Non solo sono le note che si fanno, ma anche la dinamica, come vengono suonati. Una cosa è fare, oppure sono sempre re mi. Ecco, qui il padrone, il capo, il boss del dinamico è Mark Knopfler. Lui infatti utilizzava molto queste cose, anche perché non è semplice suonare con le dita, e a volte le dita ti permettono di fare questi giochi. Lui faceva, ma faceva anche, cioè lui giocava molto sulle dinamiche forte, piano, forte, piano, forte, piano. Quando facevo questa cosa, tipo l'ululato, nei suoi assoli senti un po' di bassi, un po' di alti, ma un po' di piano, un po' di forte. E questo. Poi abbiamo Vanilla, ma Vanilla è un altro mondo. E lì abbiamo la chitarra elettrica pura, la tecnica pura. Lì c'è il virtuosismo. E così via, sono una serie di tapping. Le tecniche principali che sono molto questi chitarristi. Io sono un po' lontano da questo mondo, però suonando un po' la chitarra elettrica ho potuto studiare un po' da autodidatta queste tecniche. Quindi Van Halen come Malmsteen sono molto virtuosi, tanto di cappello per quello che fanno, perché veramente sono mostruosi. Poi c'è il chitarrista classico che dice: ma quelle, niente, non puoi dire niente, solo stare zitto quando sono quelli a ammirare. Sì, quando poi fanno Bach con la chitarra elettrica un po' può dare fastidio, però non puoi dire niente, cioè sono loro, appunto. Poi abbiamo Pat Metheny, ecco lì abbiamo già, ci spostiamo sul jazz, sulla chitarra jazz. È stato innovatore sia dei suoni della parte armonica, ma anche del timbro. Per timbro intendo il tipo di suono, sapete, il timbro in musica è la qualità di un suono che ti permette di capire da dove è la fonte. Se senti questo ti riesci a capire che è una chitarra, se senti una tastiera, è un legno, proprio là, il timbro, colore del suono. Pat Metheny lo riconosci subito dal tipo di suono, perché ha creato un suono che tu, oltre allo stile, alle cose che dicevamo prima, cioè intensità, quindi i suoni piano e forte, e i suoni che uso, quindi diciamo le frequenze, che sono proprio tecnici, suone. Qui ha usato anche un suono, quindi è stato molto bravo, un innovatore su questa cosa. Poi abbiamo Lee Ritenour è come, un po' come Pat Metheny, però lo stile è un po' diverso, perché è più, mentre Pat Metheny è un po' più armonico, melodico, un po' più dolce, diciamo. Lee Ritenour è uno che gli dà, che quando suona il funk lo suona di brutto, cioè suona di brutto,
vabbè, non lo so, suonato qualcosa, però non ricordo. Ritenauer è uno che suona molto, 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 molto bene. Ha un gusto fantastico. Io l'ho visto spesso in concerto. Poi abbiamo un altro chitarrista italiano, altri due chitarristi italiani, Massimo Marini e Dodi Battaglia. Vabbè, Massimo, Dodi Battaglia è stato definito uno dei migliori chitarristi europei, se non addirittura ha vinto qualche premio alla tecnica spaziale, soprattutto sulla chitarra elettrica, ma poi quando lo vedi sulla classica e sull'acustica dici no, è impossibile, perché va dal fingerstyle alla classica, fa veramente dei giochi fantastici, è molto preciso sulla chitarra elettrica, nei passaggi, quei passaggi veloci. E Massimo Marini, il mago della chitarra elettrica, e anche se è ora vedo spesso video di chitarra acustica e sono davvero belli, cioè si vede che c'è del gusto. Però io lo conosco come chitarrista elettrico, quindi sono affezionato come chitarrista elettrico Massimo Varini, soprattutto nella parte dei pedali, attrezzi, tutte quelle cose che hanno a che fare con l'elettronica, è il mago di quelle cose. Poi abbiamo Gilmour. Abbiamo Gilmour e vabbè, sapete tutti, Pink Floyd, quindi lì tre note, ma ok, sempre la famosa frase tre note ma fatte bene, Gilmour è quello. Poi Brian May, vabbè, il chitarrista dei Queen. Lì abbiamo della tecnica e del gusto veramente fuori dal normale. Con tutti quei componenti dei Queen, era lì al posto giusto, nato e messo lì al posto giusto, ed è davvero un altro maghetto della chitarra elettrica. Poi abbiamo B.B. King, sapete, il chitarrista quello grosso, quello diciamo che è stato il non dico l'inventore, ma quello che usava spesso il bending. Quindi, bending. Tutte queste cose qua. Poi abbiamo bla bla bla. Vediamo, passiamo a chitarristi acustici, l'abbiamo detto. Andy McKee, vabbè, il mago della percussione e del suono. Quel brano che non so neanche da dove è arrivata quell'ispirazione. Di Andy McKim. Poi Tommy Emanuel, vabbè, il fingerstyle. L'unico che riesce a rendere il fingerstyle un po' più, non dico bello, ma un po' più appetibile alle nostre orecchie. Perché? Perché il fingerstyle che si sta facendo ora è molto, molto meccanico. Dopo un po' rompi il cazzo, diciamo, sempre quelle cose. Dopo un po' rompe le scatole. Invece Tommy Emanuel c'ha del gusto, sa calibrare bene i bassi e soprattutto le parti e frequenze acute, cose che non sanno fare tanti altri, quindi senti sempre le stesse cose, senza un rallentamento, oppure un aumentando, un decrescendo, una cosa. No, senti sempre le stesse cose. Invece Tommy Emanuel rende queste cose, cioè fa parlare la chitarra, quanto suol dire una chitarra parla, Tommy Emanuel fa parlare. Poi ci spostiamo nella classica, Paco Dosì. Abbiamo la tecnica flamenca pura, quella che col pollice vuoi, quello col pollice non ti assolve. Il mago della chitarra spagnola, Paco de Lucía. Cosa dire di Paco? Beh, la tecnica è basata sulla tecnica flamenca, che sapete, mettere la chitarra così, oppure la metti così, allora è indice medio, volo. La squadra.
progetto Ghigno. Il mago della Bossa Nova, insieme a Gilberto Gil e Vinicio De Moraes, che è il poeta che scrive i testi, e insieme a un altro che non ricordo il nome, il principale, non ricordo il nome, questo succede. Poi abbiamo Mario Gangi come chitarrista classico, che è stato l'innovatore, quello che univa un po' la musica classica, la musica jazz, la musica pop, e fa delle cose veramente, è uno dei migliori come chitarra classica. Per andare un po' indietro è Mauro Giuliani, Fernando Sola, abbiamo questo perché ha fatto conservatorio. Poi vediamo cosa c'è più. Vediamo cosa abbiamo. Ah, abbiamo la parte dei jazzisti manouche, quelli. Questi tipo Django Reinhardt, che usava solo due dita per fare gli assoli, le altre due le aveva bruciate, quindi non so come faceva suonare in quel modo, e faceva gli assoli con un dito invece di fare quattro dita, tu dita. Vabbè, è un altro caso da studiare. E poi c'è Chet Atkins, che è il chitarrista, un altro chitarrista fingerstyle si direbbe ora, ma è quello. Il chitarrista è stato forse uno dei primi a usare questa tecnica, cioè pollice alternato, sempre nella melodia. Se avete domande su qualche chitarrista, su qualche cosa, per curiosità, chiedete pure. Io sono qui per voi. Spero vi sia piaciuto questo tutorial. Ora metto la chitarra a posto e vi parlo dei migliori ukulelisti del mondo. Scherzi. Ora vado a mangiare. Ragazzi, ci vediamo presto. Ciao.